Amici Pindarici, lo scrittore ambulante oggi è con una casa editrice che nasce a Napoli, si chiama Scrittura e Scrittura, e lei, che è l'editrice, una delle due editrici, si chiama Chantal Corrado. Chantal Corrado. Allora, Scrittura e Scrittura, di cosa si occupa? Quali collane ha? Scrittura e Scrittura si occupa prevalentemente di narrativa, poca saggistica narrativa, e ha costruito il catalogo in sole tre collane, che sono Voci, dedicata al romanzo moderno, contemporaneo e storico, Catrame, gialli, noir e thriller, anche se in un'accezione un po' particolare, perché ci piace uscire nei gialli un po' particolari, che si mischiano anche ad altri generi, che sono umoristici, che sono anche a commedia, e da poco Voci riscoperte, che rivaluta i grandi romanzi del passato, che sono stati famosi nel passato ma sono caduti troppo presto nel dimenticatoio, o i classici poco conosciuti di autori molto famosi per altre opere. Ci siamo resi conto che per seguire un libro, anche nelle librerie, anche nella promozione, ci vuole il giusto tempo, per cui abbiamo deciso non più di 8 uscite l'anno e miriamo più a costruire il catalogo che al libro, diciamo, sì, commerciale di punta. Poi siamo anche piccoli editori, quindi dobbiamo lavorare molto con l'ufficio stampa per il posizionamento in libreria, gli eventi, le recensioni. Voi siete promotrice anche di un evento particolare? Sì, abbiamo dal 2014 attivato a Napoli, che ahimè è fanalino di coda negli indici di lettura, nelle città che ha pochi lettori, un circolo, si chiama Circolo del Book and Tell. Abbiamo ogni anno un appuntamento oramai diventato consolidato, si svolge nella redazione in casa editrice, in cui cerchiamo, attraverso anche dei giochi letterari, delle letture condivise, di far passare il messaggio che la lettura è un piacere che va condiviso con altre persone che pure hanno questo piacere. Quindi offriamo il tè, i pasticcini, si parla del libro oggetto dell'incontro, a volte c'è anche lo scrittore, però tutto in maniera molto informale, per cui alle volte lo scrittore si trova a essere vittima dei circolisti con delle domande anche molto pungenti, e poi alla fine c'è sempre un gioco letterario che serve un po' a far divertire i partecipanti. Io l'ultima domanda però te la faccio sui segnalibri. Ma quelli... chi fa quei segnalibri? La mia socia che è bravissima. Ma te lo dico in oxfordiano, ma chi va a perdere? Devo dire la verità, però le serve anche come valvola di sfogo, quando le cose in casa editrice non vanno. Me, esatto.